Sottoporta Show Estate, seconda puntata del consueto programma estivo del venerdì. Voglio chiedere subito ai miei amici, nonché ospiti di questa puntata, che effetto fa entrare in onda dopo i Queen? Ciro Gaipa, napolicalcionews.it. Ciao Ciro. Ciao Raffaele, un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, un effetto sicuramente meraviglioso, perché stiamo parlando di una delle canzoni più belle della storia della musica, quindi veramente complimenti alla redazione per questa scelta. Beh, la stessa domanda la faccio anche a Luca Cirillo di arianapoli.it. Ciao Luca, ben ritrovato, come stai? Ciao Raffaele, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori, anche a Ciro dall'altro lato del telefono. Ciao, ciao Fa una Luca. bella sensazione perché i Queen, al di là di quello che si può dire, purtroppo, e tanto si può dire purtroppo sulla morte di Freddie Mercury, io credo Vero. che ci sono alcuni casi, come amo dire spesso, che la morte è solo un bless, quindi i Queen sono sempiterni e io che poi sono un beatlesiano convinto, questa canzone di Queen stranamente mi ha fatto venire in mente un Paul McCartney desolatamente in Vero, fila a vero, vero. mangiare un gelato ad Amalfi senza che nessuno si accorgesse della sua presenza. Magari ci fossi stato io, magari mi davano del terrone, ma io No, dai. sicuramente, come direbbero a Napoli, avessi zumbato in volo, scusami No, se l'ho detto così. però effettivamente è emblematica quell'immagine, il buon Paul McCartney, spero di averlo pronunciato bene, e spero che Luca non mi linci per questa mia ignobile pronuncia. Beh, sicuramente, beh, fossimo stati io, te e il buon Ciro, sicuramente, beh, almeno un autografo, non dico tanto, gliel'avremmo chiesto, sicuramente. Allora, cari amici, però possiamo anche aprire un bel dibattito sulla musica. Secondo me facciamo notte tutti e tre assieme, quindi però voglio iniziare chiaramente dal calcio, dal nostro amato Napoli. Allora, fra virgolette, caso Higuain, come si risolve? Luca, Prima io o prima Ciro? inizia prima tu. Questa è una bella domanda. Io in questi giorni riflettevo moltissimo su quelli che possono essere poi gli scenari futuri, ma mi è venuta in mente subito la scena di Oloferne, la scena di Oloferne decapitato da Giuditta, no? E i napoletani in questi giorni si sono sentiti un po' assediati, come nel caso appunto del caso biblico, no? Higuain da grande condottiero che ha liberato in un certo senso la città di Napoli da alcuni pregiudizi, l'ha portato chiaramente l'immagine di Napoli in tutto il mondo. Higuain stesso sempre il condottiero che adesso in questo momento sta invadendo Napoli al contrario, e quindi Ecco. mi sembra quasi che la città si senta alle strette da questa situazione, però io sono convinto che non c'è bisogno poi di arrivare alla decapitazione di Oloferne da parte di Giuditta, appunto, così come di Vito d'Artemi, di Agenti Ricchi, quadro meraviglioso che tra l'altro sta anche a Capodimonte. Io credo che fondamentalmente bisogna restare un attimo sereni e soprattutto non tentare a tutti i costi di schierarsi da un lato o dall'altro, cioè non è possibile essere sempre in una condizione di dover essere necessariamente pro contro De Laurentiis, pro contro Higuain, pro contro Lavezzi, pro contro Cavani. Questa Ecco. cosa sinceramente la trovo un po' Un infantile, po' questa stucchevole, necessità di doversi effettivamente. schierare per forza con Tiziotà. Io credo che la cosa migliore da fare in questo momento sia aspettare, perché innanzitutto bisogna capire De Laurentiis come reagirà a queste bordate di Nicolas Higuain, e poi possiamo avere le due campane per avere una sorta di valutazione complessiva. Io credo Avere che un'opinione più completa, ecco. bisogna comunque ricordare che nel 1989 lo stesso Maradona, ai tempi non social, come spesso dico, quando chiaramente non esisteva ancora Facebook, Maradona rilasciò una dichiarazione molto forte dove attaccava l'allora presidente Ferlaino chiedendo la cessione al Marsiglia per 40 miliardi di lire, e Maradona, tra le altre cose, diceva più o meno le stesse cose che ha detto Nicolas Higuain, che aveva voglia di continuare a vincere, che poi erano le stesse dichiarazioni che lo stesso Maradona aveva fatto dopo aver vinto il mondiale del Messico 86, praticamente con una nazionale argentina non all'altezza della situazione, ma che tirò Ecco. via una grinta pazzesca e un gruppo clamoroso. E quindi credo che Maradona abbia avuto lo stesso atteggiamento che ha avuto Nicolas
squadra forte. Adesso la palla passa per ovvie ragioni a, a De Laurentiis, perché lo stesso Nicolas Higuain potrebbe essere beffato, così come Gioacchino Murata le sue leggi, no? Gioacchino, ecco, ecco, Gioacchino mise la legge, Gioacchino fu punito. Perché? Perché adesso se De Laurentiis risponde, De Laurentiis rispondesse con 3-4 acquisti di grande livello, allora a quel punto il caso rientrerebbe e ci farebbe anche una brutta figura. Higuain è lo stesso Ferrero, perché poi non bisogna essere ingenui, credo in questo caso sia evidente che a parlare sia direttamente Higuain, seppur attraverso le parole del fratello, quindi certo. Credo ci sia una comunione di intenti in questo senso, quindi spero che alla fine i vari Herrera, lo stesso Zielinski e qualche altro colpo magari in difesa, sempre poi ricordando che c'è un problema portiere non da poco da risolvere, e quindi io credo che in questo momento la cosa che bisogna fare è aspettare gli eventi senza scaldarsi più di tanto, come ho visto un po' sui social. E beh, poi i social si accendono e si spengono con notevole semplicità. Infatti, caro Ciro, condividi le parole del nostro ospite Luca, e anzi, se vuoi puoi fare anche tranquillamente una domanda, come è consuetudine d'altronde. Certo, no, assolutamente, ho ascoltato con molto piacere le parole di Luca, che condivido e sottoscrivo virgola per virgola, punto per punto. È una situazione secondo me assurda. Tu sai, Raffaele, che non sono mai stato per i partiti, lo so. A livello politico, e a me piace i fatti. La politica la trattiamo in un'altra trasmissione, però. Assolutamente, parliamo di calcio, un argomento certamente più futile, però abbiamo sempre detto l'argomento più importante degli argomenti meno importanti. Il calcio è lo specchio, lo sappiamo, della società, soprattutto a Napoli, perché il Napoli è ovviamente, insomma, qualcosa di molto importante per il tifoso. E ovviamente questo caso Higuain che scoppia comunque in un periodo molto molto caldo, perché molto delicato, per le condizioni climatiche, ma anche perché oggi è il calciomercato, sicuramente, insomma, è una situazione che potrebbe destabilizzare un pochino l'ambiente, non solo quello della tifoseria, ma anche quello della società, che sta ovviamente operando in fase di calciomercato per cercare di rinforzare una rosa comunque già competitiva in vista di quello che poi sarà un impegno fondamentale come la Champions League, per consegnare a Maritotare comunque una squadra che possa essere in grado di affrontare le tre competizioni sempre ovviamente all'altezza, perché non ci dimentichiamo che questa squadra è arrivata seconda, è arrivata a meno 9 punti dalla Juventus, e quindi ovviamente si sta cercando di costruire qualcosa di importante per ridurre, assottigliare questo gap. Questo gap che ovviamente la Juventus ha allargato maggiormente con gli acquisti di Pjanic e Dani Alves, e anche probabilmente l'arrivo di Benatia in prestito al Bayern Monaco, è una trattativa molto calda, quindi sicuramente da questo punto di vista il Napoli parte un pochino più indietro, però in questo caso Higuain secondo me, insomma, scoppia in un momento molto delicato. Io credo che le parole del fratello, nonché agente della Pipita, siano ovviamente state concordate assieme a Higuain. Stiamo parlando comunque della stessa persona, quindi non possiamo certamente attribuire solo al fratello queste dichiarazioni. È sicuramente una strategia concordata tra i due, ed è un vero peccato, perché Higuain aveva rassicurato tutti i tifosi del Napoli anche in Coppa America, quindi stiamo parlando di 10-15 giorni fa, quando appunto ha dichiarato che i tifosi del Napoli dovevano tranquilli. Ecco, ma questo stai tranquilli, sai che poi, ecco, prima parlavi di politica, non ha portato molto bene nel tempo. No, assolutamente, ma noi sappiamo che nel calcio le cose possono cambiare da un giorno all'altro, nel giro di poche ore possono esserci delle varianti, dei dettagli che poi alla fine fanno la differenza. Quindi io credo che sicuramente Higuain vuole vincere, è arrivato a un punto della sua carriera in cui ha sfiorato lo scudetto con il Napoli, in cui ha giocato purtroppo solamente una volta in Champions League, perché il preliminare con Bilbao non lo consideriamo nemmeno, quella fase a gironi affrontata con Rafa Benitez in panchina, i 12 punti e il mancato accesso poi agli ottavi di finale, sicuramente hanno inciso tantissimo. Higuain aveva l'opportunità e ha tuttora l'opportunità di giocare una Champions da protagonista a Napoli nella prossima stagione, però ovviamente ora dipende da lui, perché il Napoli lo aspetta. Io sono sicuro che la società da questo punto di vista
monarchia molto tranquilla, proprio perché Higuain ha ancora 2 anni di contratto, il Napoli comunque vuole puntare su Higuain per la prossima stagione, e tutti noi ci auguriamo e ci aspettiamo che Higuain possa arrivare a Di Maro il 28 e il 29 di luglio, un po' come accadde la scorsa stagione, per ripartire tutti insieme. Io, ripeto, non mi schiero da nessuna parte, non perché io non abbia un'opinione in merito, anzi, certo. Credo che la società da un certo punto di vista sia venuta meno in alcune promesse e in alcune situazioni, però credo che Higuain stesso si deve rendere conto che questa è l'occasione giusta per costruire e vincere qualcosa di importante insieme a Napoli. Dopo un anno straordinario con Sarri, io credo che ci sia davvero bisogno della forza di tutti per cercare appunto di raggiungere l'obiettivo scudetto, che ad oggi sinceramente sembra molto molto complicato, considerando anche i costi della Juventus. Quindi, certo. Aspettiamoci sicuramente un mese caldo, ma io sono fiducioso comunque per la permanenza di Higuain almeno un'altra stagione. Magari si troverà un accordo, un rinnovo così mascherato per cercare di abbassare anche la clausola, ecco, e aumentare un pochino l'ingaggio del calciatore. E credo che sia quello anche il suo obiettivo, considerando che il 10 dicembre compirà 29 anni Higuain, quindi lui è alla ricerca di un contratto importante, l'ultimo vero contratto nella sua carriera, esatto. Senti Ciro, hai una curiosità per il nostro ospite Luca Cirillo di Area Napoli? Sì, assolutamente, volevo chiedere a Luca, secondo lui, se è meglio un calciatore come Herrera a centrocampo oppure un calciatore come Witsel, considerando che sono i due nomi più caldi di queste ultime ore. Cioè, lui cosa ritiene più giusto per il centrocampo del Napoli? Un giocatore come Herrera o un giocatore come Witsel? Meglio Herrera o Witsel? La domanda è sicuramente molto arguta sotto un profilo tecnico-tattico specifico in relazione a quelli che sono i dettami di Sarri. Io credo che in linea teorica sia da preferire Witsel, ma io credo che sia una pista assolutamente non percorribile per un discorso strettamente economico, perché diciamo per i parametri del Napoli, che sono sempre quelli. Io non ho mai creduto sinceramente alla possibilità di poter strappare questo calciatore allo Zenit. Io credo che sia Herrera il calciatore sul quale il Napoli, abbiamo anche scritto l'artista Francesco Manno per Area Napoli l'8 giugno, anzi un saluto a Francesco, Herrera il colpo principale sul quale il Napoli si sia fondato, e credo che fa bene, perché è il calciatore che più come caratteristiche si sposterebbe bene per il tipo di gioco adottato da Sarri quest'anno. E a proposito di Sarri, io vorrei sottolineare un aspetto importantissimo. Noi non dobbiamo, secondo me, commettere l'errore di ragionare troppo a cuor leggero sulla vicenda Higuain, stricto senso, nel senso relativo alla cessione o meno. Io credo che il progetto tattico di Sarri sia fondamentalmente retto dal PD da Higuain, perché non dimentichiamoci che la sua capacità tecnica di abbassarsi e di creare gioco anche sulla tre quarti ha dato la possibilità a Sarri di trovare quelle varianti giuste, tali da poter modificare quell'iniziale errore tattico del 4-3-1-2. Non avevamo i calciatori evidentemente per fare quel tipo di gioco, esatto. E credo che se sappia Higuain si crea un problema enorme, e per quanto riguarda la credibilità del progetto societario e per quanto riguarda il progetto tattico dell'allenatore, che secondo me per il 50% si regge sulle giocate di Higuain, sia in chiave realizzativa chiaramente, per soprattutto, sia per un discorso complessivo di gioco. Non dimentichiamoci che proprio grazie ai movimenti di Higuain, che Caglievon da un lato, Insigne e Mertens dall'altro lato, lo stesso Amtit, hanno una possibilità di inserirsi, perché è lo stesso argentino a creare degli spazi notevoli. Quindi io credo che se va via Higuain, la cosa fondamentale, a prescindere dal nome che verrà per sostituire il grande attaccante, io credo che sia debba essere un calciatore con più o meno le stesse caratteristiche del Pipita. Quindi credo che ci siano da fare valutazioni ad ampio raggio, quindi non è molto semplice poi trovare sul mercato un calciatore che per caratteristiche sia quantomeno simile. L'unico nome che mi viene in mente è Morata, anche se è molto diverso, però Morata resta difficile come nome. Ha chiesto le stesse garanzie di Higuain, ecco, sul versante economico, quindi ci sarebbero da fare molte valutazioni. Ma soprattutto poi Morata, effettivamente, se lascia la Juve e va al Real Madrid, non so se a questo punto effettivamente possa scegliere Napoli, ma non perché Napoli non abbia garanzie da offrire. L'ha già lasciata la Juve, credo. Eh sì, infatti, però a quel punto torna al Madrid. Il diritto di recompra è stato esercitato dal Real Madrid. Io credo che a questo punto il Real Madrid lo smetterà in Premier League, dove c'è l'Arsenal che è pronto a... Ah, tu dici non rimane al Madrid? Secondo me però, se parte Benzema... No, io non credo. Poi alla fine
il mercato è così lungo, ma credo che il Real Madrid voglia più che altro fare una plusvalenza importante immediata su Morata. Morata è un calciatore già esploso, 21 anni, 22. A me piace tantissimo, è fortissimo. Anche a me. È diverso, sicuramente diverso da Higuain sul piano tecnico tattico. Certo, perché è più cannoniere effettivamente. Come? Perché è più cannoniere, ecco, rispetto a Higuain, che è anche un fine palleggiatore. Sì, esatto, è più finalizzatore, però quest'anno l'Higuain di quest'anno credo sia impressionante. Ah, non no, sono vabbè, d'accordo con chi dice che è irripetibile. Io credo che la vera occasione del Napoli di vincere lo scudetto è quest'anno. L'anno scorso abbiamo fatto le prove generali, quindi se De Laurentiis mantiene fede ecco. a quanto ha detto negli ultimi tempi, credo che a prescindere da Dani Alves, da Pjanic, dall'attaccante da 25 milioni che sicuramente la Juve prenderà, perché via Morata, per scontato, per collegarmi a quello che diceva Ciro prima, che la Juve faccia altri colpi sia al centrocampo, perché poi non dimentichiamo che sulla Juve pende una spada di Damocle clamorosa, quella della possibile cessione di Pogba a 100 milioni di euro. Se dovesse partire il francese, sicuramente perderebbe un 30-35% del suo tasco tecnico, però con quei soldi io credo che la Juve, con tre acquisti, uno in difesa, un Pogba alla Zidane, ecco, possiamo dire, almeno dal punto di vista del prezzo, non tanto per il valore. Di operazione che fecero oggi con Zidane, 136 miliardi di lire al Real Madrid, arrivarono i calciatori che poi fecero la differenza vincendo quella Champions League, se non vado errato, a Roma in finale con l'Ajax. Ecco, così, giusto per andare di citazione storica. Luca, io prima di ringraziarti e salutarti, se mi consenti, se vuoi possiamo svelare quel retroscena che, diciamo, abbiamo avuto modo di chiacchierare prima, qualche giorno prima di questa diretta, e tu mi dicevi, io spero di non dire stupidaggini, però invece no, come hai avuto modo di dimostrare, non ne hai dette neanche mezza. Stupidaggine relativa ai Higuaín, perché fino al 30 giugno sappiamo tutti che ovviamente c'era la famosa scadenza relativa alla clausola rescissoria esercitabile unilateralmente da parte di un club che avesse intenzione di investire 94 milioni, 94 in rotti, ecco, come direbbe Totò, ecco, aveva intenzione di romperli il Manchester United, questo è risaputo, ma il problema è che poi Ibrahimovic ha accettato ufficialmente le lusinghe di Mourinho, ecco, e percepirà la stessa cifra che più o meno era stata offerta di quelli. Il Manchester United aveva offerto ad Higuain 1 milione di ingaggio al mese, ovviamente con la possibilità di avere per sé i diritti di immagine. Questa operazione chiaramente era vincolata, per ovvie ragioni, erano famosi 94 milioni di cui parlavamo prima, ma il Manchester ha fatto capire da subito all'agente del Pivita, nonché fratello Nicolas, che quella cifra non era assolutamente intenzionata a spendere. Poi tra le altre cose non vedo possibile, da un punto di vista tattico, la coesistenza tra Ibrahimovic e Higuain, anche se... Perché si ripeterebbe una sorta di Cavani bis, ecco. Sì, ci sarebbe sicuramente la necessità di strutturare un'intelaiatura tattica con due punte, con Higuain a girare intorno, con un Higuain pronto a girare intorno al sole Ibrahimovic, ecco, come la Pepa. E ecco, quindi... diciamo lo scenario era questo, almeno fino al 30 giugno, ma credo che sia difficile a questo punto ipotizzare un passaggio a Red Davis. Credo che sia più fattibile a questo punto la duplice ipotesi. O resta a Napoli, come diceva Ciro prima, e anche io sono fiducioso che ciò avvenga. Siamo in tre da questo punto di vista. Sì, oppure, però chiaramente c'è da riuscire, uno strappo incredibile. È molto tosto. Uno strappo importante, perché poi, come ti dicevo prima, citando l'episodio biblico di Olofernes, la testa per ora non è stata ancora tagliata da Giuditta a Oloferni Guain, però si rischia che questa invadenza, così come sono state percepite le parole di Nicolas, possano portare ad una rottura. Diciamo la verità, nella vita o sei Maradona o devi rispettare un certo ambiente. Diciamo Maradona perché, ripeto, nell'89 lo stesso Maradona fece le stesse richieste di Guain. Voleva essere ceduto a patto che il Napoli non facesse una grande squadra, cioè l'alternativa era o la cessione al Marsiglia per 40 miliardi di lire, che all'epoca era una cifra pazzesca, oppure il confermarsi a Napoli con una squadra di altissimo livello, che il Napoli aveva, ma fino a un certo punto.
tutto, cioè aveva i Maradona, aveva i Careca, i Lemao, ma non aveva una squadra tutto tondo capace di lottare anche per all'epoca Coppa dei Campioni, e quindi a prescindere poi dalle pizze del Maradona stesso. Però voglio dire, Higuain non è sicuramente Maradona, ma è un grandissimo calciatore, che è nell'Olimpo azzurro della storia del Napoli. Quindi insieme a Maradona e Careca credo che a Sivoli, senza dimenticare poi gli attaccanti e tanti altri campioni. La storia non va mai dimenticata. Quindi io credo che Higuain, allora Nicolas Higuain ha evidenziato un problema, che tanti tifosi del Napoli avevano nello stomaco da tempo, solo che Higuain e il fratello sono riusciti a scoperchiare questo vaso di Pandora, però chiaramente con delle modalità criticabili sotto alcuni punti di vista, ma sotto altri molti punti di vista meno, perché hanno evidenziato quelle che erano le esigenze dei tifosi del Napoli, ovvero il sogno di avere una squadra forte capace di lottare sia in Champions per fare una gran bella figura e sia in campionato, cogliendo il momento storico della mancanza di Milan e Inter per inserirsi nella lotta al scudetto. Credo che sia legittimo tutto, però a questo punto non bisogna farsi prendere dal caldo, perché già e anche dal panico è stressante, dal panico. Assolutamente. Luca, sappi se permetti, sì, Ciro, vai. Una piccolissima aggiunta a quello che diceva Luca, non ci dimentichiamo che queste dichiarazioni di Nicolas Higuain sono costate al tempo la panchina a Rafa Benitez, quindi diciamo che sono state delle stesse cose, che gli stessi problemi sono stati evidenziati, che aveva sollevato l'ex tecnico azzurro. Questo non per fare assolutamente dei paragoni, o sono ovviamente ma è un dato di fatto, sono stato pro Napoli, quindi mi favo Benitez come oggi di Fosarri. Io non voglio solamente creare polemiche da questo punto. No, ma è un dato di fatto, semplicemente. Sì, ma poi sicuramente sono state evidenziate delle falle societarie che conosciamo tutti molto bene, lo stato di proprietà, il settore giovanile, le strutture, quindi insomma tutte quelle componenti che poi permettono a una grande società di diventare tale. Ad esempio si parlava dell'Atletico Madrid, che ha un fatturato poco superiore a quello del Napoli, però l'Atletico Madrid probabilmente potrebbe offrire ai Higuain, hanno solo un ingaggio superiore ovviamente, però probabilmente anche delle prospettive diverse. Io credo che il fratello di Higuain abbia ricevuto delle offerte importanti, però queste società, tra cui il Manchester United, come diceva prima Luca, o anche lo stesso Atletico Madrid, non vogliono assolutamente pagare i 94 milioni della clausola, perché ritengono effettivamente una cifra assurda per un calciatore che compirà 29 anni il prossimo 10 dicembre. Quindi questa clausola blocca sia le società che vogliono acquistare Higuain, ma paradossalmente blocca anche il Napoli, perché un calciatore scontento sicuramente non fa bene all'ambiente. Quindi io quello che mi auguro, quindi è una decisione delicata, o te lo tieni per un anno, io mi auguro che veramente possa fare una chiacchierata intelligente, matura, con Higuain e non con Nicolas, quindi con Gonzalo, o il diretto interessato, e cercare di trovare una soluzione insieme. Ovviamente però scusami Ciro, non dimenticare l'articolo 17 del regolamento FIFA, che regola trasferimenti internazionali, che potrebbe essere un problema. Io credo che Higuain comunque ha fatto 3 anni col Napoli, quindi è possibile sui famosi 5 anni di contratto, sulla permanenza nello stesso campionato al terzo anno si può prescindere unilateralmente per accordarsi con altri club, ovviamente in un'altra federazione. Io credo che sia difficile ipotizzare uno strappo. Speriamo di no, perché insomma avrebbe la forma di una lacerazione più che di uno strappo, perché pensare che Higuain possa avvalersi di un cavillo giuridico sui trasferimenti credo che sia abbastanza un'operazione bassa, perché ci andrebbe a perdere lui come immagine, ci andrebbe a perdere Napoli come immagine, però è una situazione da tenere ben presente, la possibilità di utilizzare questa scappatoia, questa scorciatoia della speriamo proprio di no, ecco, credo di no, però comunque bisogna è da tenere nelle ipotesi, certo, speriamo proprio di no, anche proprio come diceva anche appunto Ciro, non credo piaccia molto questa situazione a De Laurentiis e neanche credo a tutti i tifosi azzurri. Credo che sia difficile ipotizzare la permanenza di Higuain a Napoli sic et sempliciter, cioè no, a quel punto no, a quel punto no. Difficile. Nicolas Higuain dice che rispetteranno il contratto fino alla scadenza naturale, io francamente ci credo poco. Anch'io, infatti o è quest'anno o è l'anno prossimo che verrà ceduto, secondo me, onestamente. Sì, però il problema è capire poi quest'anno quali sono gli spunti, quali sono gli stimoli. Non credo che poi ci siano gli stessi elementi psicologici ambientali dello scorso anno, quando si è provato
ad uscire da, da una situazione francamente imbarazzante dopo il biennio Benitez, ma nel senso positivo e negativo allo stesso tempo. Certo. Io sono un estimatore del, del tecnico spagnolo, la cui colpa è quella di non essere di non aver avuto la voglia di rinnovarsi dopo la vittoria della Champions League, quanto a sistemi, quanto a comunicazione. Esatto, però, esatto. Però indiscutibilmente è un grandissimo allenatore che meritava una Palmares parla per lui da parte di tutti, di tanti, se non di tutti, chiaramente. E come diceva Cino prima, bisogna ricordare lo stesso Rafa Benitez, perché è grazie a lui se calciatori come Albiol, Caivon, lo stesso Higuain, Reina sono venuti a Napoli. Sì. E lo stesso Nicolas in questi giorni ha nominato proprio quei calci- ha citato quei calciatori di cui stiamo parlando adesso, quindi non è un caso. E faccio fatica a non credere che sia vero che De Laurentiis qualche promessa di salvezza non l'abbia fatta. Ecco, quindi, ecco. Conoscendo un po' il personaggio, pregi e difetti, quindi credo che la situazione è chiara, limpida e cristallina, al di là di chi ci voglia marciare o a prescindere da chi voglia rimestare nel torbido per interessi personali di comunicazione oppure per tenere viva l'attenzione, che è poi uno degli obiettivi per noi tre che ci occupiamo comunque di giornalismo e che conosciamo bene questi, questi modi di fare, che sono bruttini, dobbiamo dirlo, pur con solidarietà di categoria. Vabbè. Come si dice, anche queste cose capitano, no? D'altronde. Luca, però sappi che oltre a commentatore di Sottoporta Show ti posso anche, diciamo, strappare come, ecco, citatore ufficiale per anche altre puntate, perché mi mancavano, ecco, mancava a questa trasmissione qualche citazione d'autore, o meglio, non è che mancava, andavano aggiunte. Il presente è il frutto di una evoluzione, di una storia, di un percorso, e se non conosciamo il passato è difficile vivere il presente per poi proiettarci per il futuro, certo, hai pienamente ragione. Luca, io ti ringrazio, è stata veramente una piacevole chiacchierata e ti faccio salutare anche dal buon Ciro Gaipa. Ciao Luca, è stato un piacere, un abbraccio, buona serata. Ciao Ciro, ciao Raffaele, è stato un piacere per me e sono io a ringraziare voi. Buon proseguimento, buon lavoro e sempre ovviamente Forza Napoli, a prescindere dalle logiche giornalistiche che dobbiamo tenere sempre ben presenti con equidistanza. Assolutamente sì, grazie Luca, alla prossima. Grazie a voi.